Mi date un minuto, mi devo collegare con un generale che ci deve dare, col generale che comanda le forze armate speciali, le nostre forze speciali. Mi dà la notizia, generale, è in collegamento. Buonasera, buonasera generale. Buonasera. Saluto generale Lanza De Cristoforis. Allora, che situazione stanno vivendo i nostri tre? Perché ho sentito di ferite molto gravi. Sì, purtroppo posso confermare che entrambi i sottufficiali del Colmoskin che sono stati coinvolti hanno ferite molto preoccupanti. Uno purtroppo ha subito l'amputazione quasi completa della gamba, quindi sopra il ginocchio, e adesso però è in situazione stabile, non c'è pericolo di vita. Per il secondo abbiamo temuto maggiormente perché aveva delle lesioni interne. È stato operato, sono state ricondotte, quindi adesso la situazione è sotto controllo, sono entrambi ricoverati presso il Roll 3, cioè l'ospedale militare della coalizione in Baghdad. Sono coinvolti anche tre unità del GOI, del gruppo operativo incursori della Marina, di questi un tenente di vascello ha subito l'amputazione parziale di un piede, e purtroppo degli altri due sottufficiali del GOI abbiamo appreso da pochi minuti che un secondo avrà un'amputazione al proprio piede. Speravamo fosse soltanto una frattura e invece la situazione sta degenerando. Per poterlo mantenere in vita e assicurarne la sicurezza, purtroppo sarà quasi sicuramente amputata parte del piede anche a lui. Le notizie che ci dà non sono belle, non sono felici, non ci resta solo, l'unica cosa che possiamo fare è ringraziare sempre questi nostri soldati, ricordarli nella quotidianità e avere rispetto per le divise che portano, cosa che non sempre avviene nel nostro paese. Grazie generale, un abbraccio, lo faccio a lei a nome di tutti noi. Lo passerò sicuramente insieme a quello delle autorità che ci sono state vicine, e spero che tutto il paese sia vicino ai familiari. Ma l'Italia è sempre vicina, L'importante poi è farlo in modo concreto e serio, come le forze armate hanno sempre dimostrato di fare con i loro feriti. Grazie, grazie di cuore generale. Grazie.